Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi riprenderemo il nostro corso di pittura, la lezione numero 6, dedicata ai ritratti. Mesi fa, nella quinta lezione, ci siamo fermati sulle mani, cosa che faremo oggi, mani drappo, e ci porteremo avanti con i chiariscuri. Ho avuto un po' di lavoro e adesso torneremo attivi e quindi continueremo le varie lezioni. Continueremo con un'immagine della modella d'aria. Il link dell'immagine lo potete scaricare sotto questo video. Se avete qualche dubbio, qualsiasi domanda, potete scrivermi e io vi risponderò, cercando di, chiarire tutti i vostri dubbi. Bene, continuiamo, buon lavoro, a dopo. Bene, ora prepariamo i colori. Prendiamo nero d'avorio. Poi terra d'ombra bruciata. Giallo di cadmio chiaro. Bianco di zinco, rosso di cadmio chiaro, terra di siena bruciata. O terra di siena naturale, come volete, verde vescica, e verde permanente chiaro. Blu oltremare chiaro e un po' di celeste. Fatto questo, prendete un pennello, un po' di Scotex, olio di lino e a gocce, una o due gocce dove poco, il bianco ne ho messo un po' di più, mettetelo sul colore. Questo serve per diluire il colore. Poi con una spatoletta, anche questa, cercate di partire con i colori più chiari, cercate di mescolare, vedete lo diluite. Cercate di fare meno grumi possibili, di lasciare meno grumi possibili. Ora prendiamo i pennelli, li prendiamo, li puliamo un po' con la trementina, così rimane la trementina sul pennello.
prendiamo un po' di ocra d'oro o terra di Siena bruciata, facciamo i bordi della mano. Sopra e sotto, vedete, andate vicino alla linea che divide la mano con il trappo. Ancora un po' di terra di Siena o ocra d'oro e fate la parte scura della mano, un po' di rosso di cadmio chiaro, un po' di terra di Siena bruciata. Un po' di giallo di cadmio chiaro. Vedete, amalgamate bene tutti i colori assieme. La parte più chiara usate il cadmio, quindi il giallo di cadmio, e ripetete la stessa procedura su tutta la mano. Delineate bene le dita. Vedete un po' di rosso di cadmio si crea il colore della carne. Le parti chiare mettiamo il cadmio chiaro, giallo. Cercate di tirare bene il colore, non lasciare grumi. Andateci sopra piuttosto 2 o 3 volte. E mescolate bene i chiari con i scuri. Il bianco, insieme a un po' di giallo, non glassa, quindi vedete, rimane sempre la parte gialla. Il bianco adesso viene lasciato da solo, quindi appena mescolato insieme al giallo che c'è sulla tela, non scendo oltre al mezzo centimetro per mescolare insieme con gli altri colori perché altrimenti si glassa. Un po' di giallo, di rosso di cadmio chiaro per delineare il bordo con terra di Siena bruciata e un po' di ocra d'oro o terra di Siena naturale e abbiamo creato lo scuro vicino tra il trappo e il pollice. Ora stessa procedura fate sia con il palmo sia vicino all'oscuro, vedete, per dargli un po' più chiaro, quindi usate sempre colori di tonalità molto chiare. Ancora non abbiamo usato colori scuri tipo la terra d'ombra bruciata, che servirà per delineare la mano. Ancora delle sfumature, quindi dei chiari,
Vedete, adesso sto aumentando il bianco. Nel frattempo potete anche mescolare il colore assieme agli altri. Adesso con il bombassino cercate di tirare il più possibile il colore, sfumando tra un colore e l'altro. Vedete, molto leggermente. Non dovete affondare il bombassino perché altrimenti vi glassa la mano. Quindi deve essere molto tirato. Molto leggermente. Ora si prende la terra d'ombra bruciata e si delinea i bordi tra il drappo e la mano. State molto attenti, se il pennello è troppo grosso, usate dei pennelli 00 piatti o 1 piatto. Queste le abbiamo fatte nelle altre lezioni. Cercate già di delineare il drappo dove andranno le pieghe. Io qui non ho il disegno, l'immagine, però voi dovete sempre averla a portata di mano. Nelle prime lezioni l'avevamo sempre attaccata sulla parte sinistra della tela. Ecco, vedete, anche in questo caso usate colori più chiari, tipo l'ocra d'oro o la terra di Siena, e andate a ritoccare le linee della terra d'ombra, per poi dare anche dei chiari con il giallo di cadmio o con il rosso di cadmio chiaro. Vedete? Quindi si prosegue sfumando. Tirate bene il colore vicino alle linee che abbiamo delineato per il drappo. Con terra di Siena bruciata e terra d'ombra bruciata, delineiamo l'altro dito vicino al drappo e sfumando con il colore scuro che poi faremo l'ombra sotto il pollice. Sempre pulite il pennello, avete visto, io pulisco sempre il pennello con la trementina e poi con un po' di colore riesco a dare i chiari scuri. Quindi ecco che con il colore ocra sto ritoccando di nuovo il dito. Sempre con la terra d'ombra bruciata con un po' di ocra o terra di Siena naturale assieme, cercate di creare le prime linee tra la mano e il drappo e la pelle in questo caso del petto. Vedete che io non uso il nero. Il nero non viene quasi mai usato, specialmente per le linee, delineare le mani o il corpo. Bisogna sempre usare colori molto più delicati, anche se la terra d'ombra è un colore scuro comunque, quindi possiamo già delineare, vedete anche qui, le varie forme del drappo o delle mani.
continuate anche sotto, che lì nascerà un'ombra, anche perché la mano sotto dovrà essere in 3D e quindi bisogna creare l'ombra adatta alla luce della situazione. Stessa cosa la mano sotto, si parte con l'ocra d'oro o con la terra di siena naturale, un po' di rosso di cadmio, questi sono i due colori essenziali della pelle, per i secondi sfondi, quindi chiariscuri della pelle, si usa moltissimo questi due colori. Delineate bene. Sempre il giallo vicino ai due colori, quindi la luce non viene fatta bianca, ma sempre con colori simili, quindi ocra d'oro o terra di siena naturale o col giallo di cadmio chiaro e via. Alla fine il bianco. Bianco di zinco perché viene meglio anche il fatto delle trasparenze e quindi di avere i colori che si vedono sotto ai vari strati. Vedete dove è vicino il colore ocra d'oro o colori di terra, va sempre messo un colore più chiaro e quindi poi verrà marcato con la terra d'ombra bruciata, sempre stessi colori, ocra d'oro e giallo di cadmio e rosso di cadmio chiaro. Questi sono i colori di base anche per creare la carne. Continuate così fino a finire praticamente tutta la mano destra. State molto attenti, andate sempre vicino alle linee delle dita con i colori più scuri e al centro con i colori più chiari per la luce. Qui verranno giù i capelli, quindi li possiamo già accennare, anche perché verrà un po' sfumato sulla parte interna dei capelli. Vedete, sto sfumando praticamente la parte dove poi evidenzierò i capelli.
adesso sempre i chiari, con un po' di bianco e un po' di giallo di cadmio chiaro. Adesso accentuo la parte centrale della mano dove arriverà la luce. Si continua. Si procede tirando bene il colore. Non ci devono essere grumi, anche il pennello, guardate bene, anche il bombassino, sempre nella trementina, perché il bombassino serve per bombassare il colore e quindi con la trementina rilascia quella parte dove ci saranno le trasparenze. Al momento non lo vedrete. Poi, dal momento che si asciuga, si riesce anche a vedere i vari passaggi. Quindi, mi raccomando, molto leggero. Pulite sempre con la trementina anche gli altri pennelli prima di prendere il colore. E cominciate a delineare anche le unghie. Sempre con i tre colori: ocra d'oro o terra di siena naturale, giallo di cadmio chiaro e terra di siena bruciata. Continuate sempre con gli scuri, quindi terra d'ombra bruciata, a delineare in questo caso le unghie, le dita. Sempre pulite quando usate specialmente i colori scuri e poi passate ai colori chiari come il bianco o il giallo, pulite sempre con la trementina il pennello. Delineate la luce delle unghie. Anche qui, per fare un'unghia sporca glassata, ho usato bianco di zinco, rosso di cadmio chiaro e ocra d'oro oppure terra di siena naturale. Quindi questi colori mescolati sono colori neutri, quindi glassati. Poi si pulisce sempre il pennello e si ricomincia con il bianco sulle parti più bianche, dove la luce è più intensa. Cambiate anche la sfumatura, vedete anche la parte delle dita. Quindi adesso caricate un po' di più con il bianco. Anche un bianco sporco.
anche l'altra unghia. E dove si accentua di più la luce. Poi prendete un buon bassino, lo pulite con la trementina e cominciate a sfumare, ad amalgamare i chiariscuri. State attenti a non entrare troppo sulla parte scura. Bene, siamo giunti al termine di questa lezione. Ho voluto dividerla in due parti, altrimenti era troppo lunga. Come al solito troverete il link dell'immagine e anche del disegno qui sotto il video e vi aspetto alla seconda parte con le mani, il drappo e la chiusura di questa lezione. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!